Il paradiso delle signore. Trama puntate dal 16 al 20 novembre 2020. Armando e Agnese innamorati. Il paradiso delle signore continua ad andare avanti dal lunedì al venerdì su Rai 1. Al centro dell'attenzione nelle puntate dal 16 al 20 novembre 2020 ci saranno di nuovo Armando e Agnese, che per la prima volta vivranno liberamente il loro amore. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Il paradiso delle signore. Dove eravamo rimasti? Stefania confessa a Vittorio di aver visto Pietro rubare. Lui è triste all'idea che sia stato proprio il ragazzo a mettere in piedi questo crimine contro la sua azienda. Pietro rischia il carcere minorile, ma Vittorio fa il possibile per evitarlo e alla fine ci riesce. Anche il giudice chiede a Pietro di lavorare e lui inizierà a collaborare con Armando per il magazzino. Mentre Umberto si avvicina a Federico, scatenando i sospetti della contessa, Gabriella è oberata di lavoro e questo causa del disappunto in Cosimo, perché non ha più tempo per niente. Nel frattempo la stessa Adelaide è sempre più vicina alla verità sul conto di Federico e della sua paternità. Armando e Agnese vanno ad aiutare Salvatore e Marcello, che rischiano di far saltare il catering a causa di tanti errori. Dopo essersi stancati ed aver trascorso diverse ore insieme, i due si lasciano andare alla passione. Lunedì 16 novembre 2020. Agnese e Armando confessano finalmente di essere innamorati e si comportano come due adolescenti. I due sono felicissimi e la signora Amato riesce finalmente a lasciarsi andare. Salvatore va a comunicare a Laura una buona notizia. Infatti riferisce che ormai sono diventati soci ufficiali della caffetteria e questo ha diversi vantaggi. Gabriella è felice del fatto che la sua carriera vada sempre meglio, ma allo stesso tempo è anche insoddisfatta. Non riesce a conciliare le tante cose che ha da fare al paradiso con le richieste spesso molto insistenti delle clienti del circolo. Vittorio si accorge che la sua stilista è in affanno e le dà un ultimatum, obbligandola a lavorare seriamente al paradiso e non cambiare il suo atteggiamento solo per i nuovi impegni presi. Pietro inizia a frequentare la nuova scuola. Sembra che stia facendo dei grandi passi avanti per migliorare e che allo stesso tempo sia disposto a collaborare al meglio anche con Armando al magazzino. Quando i due clienti si lamentano per alcune consegne sbagliate, è inevitabile però che i sospetti di tutti tornino a ricadere su di lui. Martedì 17 novembre 2020. Salvatore porta a casa degli Amato un orecchino che Agnese ha perso per strada dopo essere tornata con Armando a casa. Sia Agnese che il capo magazziniere si rendono conto che non è possibile tenere nascosta questa relazione ancora a lungo senza che nessuno la scopra. Sia Gabriella sia Roberta si rendono conto di dover prendere delle decisioni importanti che riguardano il loro futuro. La loro vita lavorativa e quella privata potrebbe drasticamente cambiare. Entrambe sono spaventate e si confrontano per prendere la decisione migliore. Armando mette in punizione Pietro, d'accordo con Vittorio, per costringerlo a confessare l'errore fatto con le due consegne sbagliate. Inaspettatamente però, il capo magazziniere deve fare il provvedimento disciplinare anche contro Rocco, perché Pietro non è l'unico responsabile di quello che è accaduto. Il paradiso aspetta con grande ansia l'arrivo di Sante Gagliardoni, un noto ciclista, insieme alla fidanzata Elsa Quarta, una cantante. Stefania inizia a pensare che Federico si stia invaghendo di lei. Lo nota da alcuni atteggiamenti, ma in realtà Federico non è per niente interessato a lei e prova a dimostrarglielo in vari modi. Mercoledì 18 novembre 2020. Gabriella presenta la sua collezione natalizia, convinta di ricevere i complimenti di tutti. La ritiene infatti molto bella, ma tutto va contro le sue previsioni. Le sue idee vengono stroncate e la collezione viene bocciata. Gabriella è costretta a ritirarla e a farne un'altra da zero.
Agnese, vedendola Rossi così distrutta dal fallimento della sua collezione, la convince ad iniziare a lavorare, almeno per un periodo, da casa, per schiarirsi le idee e diventare più produttiva. Gabriella è davvero contenta di essere trattata in maniera così materna da Agnese. Umberto si avvicina ancora di più a Federico e fa il possibile per coinvolgerlo in tutti i suoi progetti e in tutto ciò che fa nella sua vita. Federico è felice di avere tutte queste attenzioni, ma non ha nessuna intenzione di trascurare il suo impegno al paradiso e continua a restare al fianco di Vittorio e a aiutarlo in tutto quando serve. Clelia decide di aiutare Luciano a trovare una nuova casa, dato che per lui è diventato davvero impossibile rimanere al fianco di Silvia. La Caligaris è intenzionata ad aiutarlo in questo momento. Roberta supera l'esame universitario, per cui si stava impegnando al massimo, e subito dopo le si spalanca una possibilità lavorativa molto importante a Bologna. La ragazza ora deve scegliere se partire o rimanere a Milano. Giovedì 19 novembre 2020. Salvatore parla con Gabriella e la sprona a tornare in pista e a occuparsi di nuovo degli abiti, malgrado la strigliata di Vittorio. Per la prima volta la Rossi riesce a tirarsi su e riprende a lavorare seriamente. Questo potrebbe essere il primo passo per un riavvicinamento tanto atteso tra i due personaggi. Adelaide decide di prendere un appuntamento con il medico che ha in cura, Federico, per fare luce sui suoi dubbi. Ormai anche lei inizia a convincersi che il papà di Federico potrebbe essere proprio Umberto e vuole saperne di più. Al paradiso si sta preparando un evento per Sante e le Veneri. Scelgono un'atleta russa, laureata in ingegneria, per prendere parte ai festeggiamenti. Il suggerimento è arrivato proprio da parte di Roberta, che a maggior ragione, in questo momento, si sente sempre più vicina al paradiso, anche se potrebbe seguire il consiglio della sua professoressa Barone. Beatrice rischia di perdere la casa e di conseguenza ha bisogno di trovare, con la massima urgenza, un lavoro. Torna a Milano per trovarne uno. Venerdì 20 novembre 2020. Vittorio apprende del ritorno di Beatrice a Milano solo da Pietro, perché lei non glielo riferisce. Adelaide raggiunge la svolta e riesce a ottenere la cartella clinica di Federico, che dimostra la reale paternità del ragazzo. Ormai la contessa è determinata a dire a tutti la verità, ma Silvia, consapevole che l'abbia ormai scoperta, va da lei e l'affronta. Roberta decide di rinunciare alla sua carriera universitaria e di rimanere a Milano, al fianco non soltanto di Marcello, ma anche del paradiso, a cui ormai è estremamente legata. Intanto Gabriella, dopo essere stata spronata da Salvatore, riscuote l'approvazione di Vittorio e di tutti gli altri per i nuovi bozzetti che sta preparando. In caffetteria intanto le cose vanno per il meglio, soprattutto grazie alla presenza di Laura, che ha grandi idee ed è sempre estremamente positiva. Umberto, infine messo con le spalle al muro da Adelaide, non può fare a meno di confessarle la verità e ammettere di essere il papà di Federico. Che cosa ne pensate di queste puntate? Vi piacciono Armando e Agnese come coppia? E secondo voi resteranno a lungo uniti? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.